Tanto benvenuto a Pistoia, come mai la scelta di Pistoia? Well, it seemed like it was the best. Venire a giocare a Pistoia era l'opportunità migliore e quindi l'ho colta al volo. Mi è sempre piaciuto il basket italiano, l'ho seguito e quindi quando l'opportunità è arrivata l'ho presa con molto piacere. Porti con te qua a Pistoia la tua grande esperienza europea, però quali sono le tue caratteristiche? Well, I mean... Sì, sono un giocatore che viene definito spesso molto forte, nel senso che mi piace giocare con molta energia, mi piace portare la mia energia sul campo, credo di poter essere utile sia in attacco che in difesa, perché in difesa mi piace molto portare l'energia nel cercare di prendere un rimbalzo, mentre in attacco riesco a sfruttare molto bene qualche pick and roll, mi piace aprire il campo, quindi direi che sono un giocatore abbastanza versatile e sicuramente porterò queste mie caratteristiche poi al servizio della squadra. Sei qua a Pistoia da tutta la preparazione, quindi la tua impressione su questa squadra? Well, we have a lot of, we're very young. Sì, siamo una squadra nel complesso molto giovane, però anche i ragazzi più giovani hanno delle abilità molto promettenti, sono dei ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, quindi credo che ci saranno davvero molto d'aiuto. Per quanto riguarda noi americani, direi che siamo un quintetto con molta esperienza e credo che molti giocatori porteranno la loro esperienza europea nella squadra. Per esempio Pick ha giocato nella nazionale americana quando era più giovane, quindi sicuramente sarà qualcosa che ci potrà dare una mano. Ma in generale direi che tutti i giocatori hanno qualcosa che stanno dando alla squadra, quindi quello che dobbiamo fare è prendere una partita per volta, fare del nostro meglio e sono convinto che faremo una stagione molto buona e quindi chiedo a tutti di avere fiducia. Domenica si parte, la prima di campionato, debutto a Pesaro, che partita c'è da aspettarsi? Oh man, we expect credo che sarà una partita difficile perché Pesaro vorrà ovviamente fare bella figura, vorrà difendere il suo parquet, quindi arriveranno molto agguerriti come è giusto che sia. Noi però dobbiamo concentrarci su di noi, dobbiamo concentrarci sul nostro piano partita, dobbiamo fare quello che il coach e lo staff ci hanno chiesto e sono convinto che se noi facciamo il nostro, se noi ci concentriamo su noi stessi, potremmo fare una buona partita e far vedere delle belle cose.